Buonasera, assestatevi come potete. Benissimo. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti in questa giornata così complicata, da blocchi del traffico, temporaloni e tutto il resto, e per partecipare e condividere questo momento musicale dedicato alla musica strumentale del Settecento. Quindi siamo, ecco, questa mise da De Grier, questa roba qua, e questa mise settecentesca. Siamo pure alle soglie del carnevale, se non già ci stiamo, insomma, cose di questo genere. Continuiamo. Siamo in Quaresima. Ma questo è anche carino, perché siamo nel laico Settecento. Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di laicità. No, in questo clima di guerre sante. Sì, lo dico, guarda. Lo dico e lo ripeto. Quindi abbiamo bisogno di laicità, questo clima settecentesco, erotico, sensuale, intelligentissimo, raffinato, e bello, elegante, e libero. È il momento in cui nasce il libero pensiero, il momento in cui l'uomo comincia a pensare a modi diversi di organizzare la propria società, darà vita a grandi, sconvolgenti movimenti che hanno poi generato le nostre società moderne. Ripeto, la cosa che vi colpirà, e mi auguro vi colpirà positivamente, è l'estremo erotismo, la sensualità di questa musica. E perché uno quando parla di musica del Settecento, musica strumentale, dice non c'è erotismo. No, è assolutamente erotica. C'è grande energia sessuale, una bella energia, si respira raffinatezza, un clima molto favorevole all'incontro e all'intelligenza, aggiungo io. Trio Ars Musicandi, eccoli qua, ve li presento, sono i nostri amici. Cominciamo dal flauto Marco Ponziani, l'oboe Alba Rodilosso, la signora Alba Rodilosso, violoncello Cristiano Rodilosso. Il trio Ars Musicandi nasce a Roma nel 2007 con l'intento di proporre pagine perse di compositori poco conosciuti al pubblico moderno, cercando di mantenere viva principalmente la tradizione musicale italiana del secolo XVIII. Io sempre devo fare l'originale, potevo dire XVIII, no? Secolo XVIII. Allo scopo di diffondere la conoscenza tecnica e storica, effettua ricerche presso archivi musicali di partiture che erano di largo consumo nelle camere, da cui ne deriverà successivamente il termine di musica da camera, di principi, cardinali e nobili famiglie per l'intrattenimento dei loro ospiti più illustri. Questa è una storia vera, ci sono alcune cose che erano d'abitudine nei repertori appunto dei salotti della cultura importante, ma vi dico non di meno dei grandi teatri. Voi sapete la mia familiarità con i teatri, per esempio alla Scala alcune opere erano di cartellone, tranquillamente. Oggi sono assolutamente sparite, non se ne parla più. Allora, il programma eseguito questa sera nasce con l'intento di mettere a confronto compositori di alto profilo storico-compositivo,
oggi non molto presente nei programmi concertistici, che hanno scritto musica sia per il teatro che per formazioni strumentali, come Johann Adolf Asse e Karl Heinrich Graun. Come si noterà già da un primo ascolto, la scrittura musicale veniva usata negli Allegri per fare risaltare le potenzialità tecniche e virtuosistiche dello strumento, mentre negli Adagi era inserito l'utilizzo degli elementi tipici della scrittura operistica, dove gli strumenti venivano trattati come fossero delle voci di cantanti al fine di sfruttarne al massimo le potenzialità melodiche. L'altro autore, Karl Stamitz, ha scritto solamente per strumenti e orchestra. La sua scrittura è rivolta alla ricerca delle potenzialità tecniche, timbriche dello strumento e della forma compositiva. Iniziamo subito con Johann Adolf Asse, 1699-1783, sonata a 3 in Do maggiore, allegro ma non troppo, adagio, allegro. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Prossimo pezzo è di Karl Heinrich Graun, Graun, compositore et cantante. Viaggiò in Italia per conto del principe reale di Prussia alla ricerca di cantanti da portare a Berlino. Ho sempre un po' cattivello. Per l'inaugurazione del teatro d'opera, dove rappresentava le proprie opere in alternanza con quelle di Asse, quello che abbiamo sentito prima. Le sue composizioni, sia teatrali che strumentali, sono totalmente nel gusto italiano, secondo la moda dell'epoca. La sonata che presentiamo è in tre movimenti, con gli allegri tipicamente ritmici ed un adagio ricco di cantabilità e drammaticità tipicamente italiane, dove la scrittura è puramente vocale. A questo proposito, vi do una piccola informazione di carattere, diciamo, musicale. Uno dei problemi, secondo alcuni importanti musicisti, della musica attuale, quindi della sua inaridimento in qualche modo melodico e musicale, è proprio dovuto al fatto che ci sia allontanati dall'aspetto del canto. Perché la voce ovviamente è il primo strumento, quindi ove la materia ritmica si organizzi, materia ritmica e musicale si organizzi in modo da non tener conto dell'aspetto della vocalizzazione, quindi del fiato e della relazione che c'è nel fiato, la musica tende fatalmente a impoverirsi. È molto interessante questo che ci stanno proponendo questa sera il trio Ars Musicandi, proprio perché parla di un cantante che scrive per gli strumenti e è un cantante che ha molto a che vedere con i cantanti. Se siamo pronti, io ve li restituisco come al solito. Buon ascolto.
Thank you.
Stamitz, Carl Stamitz, 1746-1801, trio in sol maggiore, allegro moderato, andante, rondò, allegretto. Stamitz, virtuoso di violino e viola, è il compositore più conosciuto. Appartenente alla scuola di Mannheim, durante gli anni 60 del Settecento, scrisse solamente per complessi strumentali. La sua vena melodica è caratterizzata da un'attenta scelta di temi assai gradevoli e molto semplici, di stile galante. Questi stessi temi sono il linguaggio musicale alla base della cultura orchestrale della scuola di Mannheim, temi che si arricchiscono del colore timbrico degli strumenti con l'utilizzo del forte e del piano, divenuto d'uso successivamente nel periodo romantico. Grazie. Thank you.
Thank you.
Elegantissimo questo ultimo pezzo, meraviglioso. Un caro saluto a tutti, a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, che sono tanti. Abbiamo anche un grande bacio dalla Russia, e questo sono arrivati baci dalla Russia. E insomma, adesso come al solito c'è il fastidio dell'aperitivo. Grazie ancora. Piccolissimo. Ringraziamo. Oggi è il compleanno di Chopin. Oggi è il compleanno di Chopin. Scende fra poco, Dani, però. Grazie al trio Ars Musicandi nella persona di Marco Ponziani, vi ricordo ancora. Alvaro Di Rosso. E Cristiano Rodino. Adesso c'è l'incombenza dell'aperitivo. Piccolissimo bis. Lo siete organizzato, sì. Ce l'avete? Sì. Una cosetta. London Trio, il primo trio in sol maggiore, il primo movimento è un allegro moderato dei London Trio di Haydn. Thank you.
Thank you.